Non è il caso di fare i saluti di presentazione, perché siamo tutti praticamente in famiglia. Per cui sorvoliamo, ma ricordiamo che la stiamo presentando. Questo è il primo libro di Tullio Fulvio, che si chiama Schizzi di mare. Se qualcuno non ce l'ha, faccia presto a correre le librerie, finisce. Ed è un libro che è già stato presentato qua a Lucca, quindi sembrerebbe una ripetizione, che non si fa mai, soprattutto a breve distanza di tempo. Però questo libro ha una peculiarità, vedremo poi bene di cosa parla, eccetera, ma c'è una sezione molto importante che è dedicata al lavoro. Siamo oltre 400 pagine, diciamo che un terzo è dedicato al lavoro, e se ci pensiamo bene, nella vita di una persona normale, diciamo che il lavoro fa un terzo del tempo, se parliamo di vita attiva la metà, ma insomma, diciamo che non per noi ma per altre persone un terzo del tempo, se non altro quando inizia a lavorare è al momento in cui termina. Perché ci soffermiamo su, come ci soffermiamo intanto su questa sezione? Faremo le solite domande e risposte cercando di tirare fuori le cose, le peculiarità del vivo. Se ne avete voglia, se qualcuno ne voglia, tireremo fuori qualche aneddoto, insomma, qualche ricordo che voi avete nella testa che può far capire alle persone che non hanno lavorato in quel settore che cosa potesse essere, che cosa fosse, e poi insomma, le domande e risposte, le interviste, quello che volete. Allora, io sono certo che con qualsiasi persona noi parlassimo a proposito del lavoro, il suo lavoro, anche se il più rutinario possibile, sarà sicuramente più difficile, migliore, il più. Allora, io non saprei descrivere qual è stato il nostro, come è stato il nostro, ma sicuramente due aspetti, uno negativo e uno positivo, li vorrei tirare fuori. Quello negativo, secondo me, è una cosa assolutamente personale, è l'assoluto assorbimento di energie della persona, ma non soltanto della persona, della famiglia. Noi non avevamo una vita privata, non avevamo per lungo tempo, non abbiamo almeno per chi lavorava in produzione, non esisteva una vita privata, e questo secondo me è qualcosa. Ricordatemi che quando veniva Ferrante per la visita allo stabilimento delle famiglie, la prima cosa che diceva era grazie alle famiglie. Alle famiglie, alle mogli. Solo grazie al sostegno delle mogli, insomma, le famiglie non potevano tenere per lì. Esatto. E l'aspetto positivo, che è specifico del campo del vetro, è che nonostante tutto non ci capiamo niente. Ovvero, la tecnologia è andata avanti, è migliorata, abbiamo migliaia di anni alle spalle se parliamo di vetro, ma poi rimane quella magia, quel qualcosa che accade che non sappiamo, nessuno di noi sa spiegare. Io e Danilo abbiamo avuto una dimostrazione in tempi recentissimi, dove tutto sembra collegarsi e poi alla fine bisogna pescare qualcosa che non è comunque delle nostre possibilità, per cui l'aspetto magico è qualcosa di importante. Ma adesso c'è un racconto del tempo in cui mi chiamano perché si è rotto il sistema automatico di caricamento. E da quant'è, dico io? È da mezzanotte circa. Poi dicono, sapevate che i silos ci danno mica 20 ore, 24 ore, insomma. Allora, con il stabilimento continuano a fare il caricamento manuale. Perché non se ne intende che noi ci avevamo 8-9 bilanci, non me lo ricordo. Allora a mano dove premere un pulsante, scendeva il materiale, lui 14 kg, 15 è buono, vai mandalo, vai no, scarta, insomma un disastro, ci voleva 10-15 minuti per fare una pesata, 10 minuti. Quando invece una pesata normale era 4-5 minuti. Allora ho detto, ma scusate, ma non c'è il sistema semiautomatico? Sì, era l'unico che l'ha imparato, era Diana allora, che aveva fatto la notte, quindi dormiva. Allora aspettiamo un altro po', intanto cercavo un bottino che non c'era. C'era un altro ingegnere che non mi ricordo meglio. Insomma, ragazzi, arrivo alle 3 del pomeriggio e domando al capo, come va il forno? Benissimo oggi, dicono, oggi, che non posso caricare. Per dire la magia, no? Gli mandavamo roba schifosa dentro, non pesata bene. Così è, no, assolutamente. In tema. Beh, era un po' archivisti, siamo archivisti, secondo me, esatto. Allora, poi prima di entrare nel discorso lavoro, siccome tu sei stata una sorpresa per noi, no? Non,
non avevamo idea che tu avessi questa tendenza alla scrittura, eccetera. Quindi la prima cosa che viene da chiedere è come nasce questa tua passione, questa tua voglia di scrivere. Io ho scritto, se non mi ricordo male, nella premessa. Dovete pensare che io ero in un albergo a Regensburg, ma ero a Regensburg, vi ricordate, non Baviera, c'eravamo per un piantino di ghiero. Insomma, dopo tanti alberghi, sì che preparavi il lavoro per il giorno dopo, studiavi un po', ma poi a un certo punto ero lì che guardavo la televisione, ma il tedesco non lo capisco, perlomeno non capisco il tedesco fluente della televisione, per cui mi annoiavo. A un certo punto mi sono tornate in mente delle cose, degli episodi, semplicemente. E uno mi tirava l'altro, un po' come uno dico. Ora qui, se non me li scrivo, se me li appunto, e mi ritornano e spariscono, io non mi ricordo più nulla. E ho cominciato a appuntarmi semplicemente, no? Poi dico li metterò in bella, poi. E sono passati degli anni senza che io facessi nulla. E però a un certo punto ho detto, ma quasi quasi, e ora sarà bene quello che era un appunto, nel frattempo poi la memoria viene fuori, questo forse deve essere una caratteristica dell'età, lo scoprirete tra una decina d'anni, 10, 20, 15, diciamo. E allora ho cominciato a scrivere. E grazie alle amiche come Gabriella, Alessandra che non c'è, Jacopella, eccetera, ha detto ma perché non pubblico un libro? Figurati, pubblicare un libro. Io non so neanche da che parte si riferisce. Le tue sorelle te l'hanno già detto. Sì, anche voi, anche me. Molto prima. E allora, vabbè, proviamo. Mi sono andato a caso da un editore che mi ha consigliato Martino, perché lui scrive romanzi gialli. Poi lo scopriamo. E noi finisci, vado da giù di nuovo. E da lì ho cominciato. A questo punto, e questo è nato il primo libro, però poi è stata un po' aver avuto una diga e la roba è venuta poi fuori quasi da sola. Tanto che il libro è venuto in 400 pagine, l'editore era un po' preoccupato. Ne avrei altri di racconti, ma non ce l'ho messo. Troverete i nomi un po' cambiati, ma voi li riconoscete perché mi è stato consigliato di evitare la legata. Abbiamo riconosciuto tutti. Semmai la cosa diversa è la valutazione che tu fai di alcune persone. Abbiamo parlato con Nino, con Giovanni, tu vedi certe persone in un modo, noi magari le vedevamo in un altro, quindi è il bello della tua esposizione, della tua esposizione personale. A questa cosa ti chiedo, ti dico per esperienza personale, come sai, anch'io mi diletto in queste cose, ho visto più recentemente qualcosa. Sì, insomma, non ho niente da fare, ti sei io. E a un certo punto, quando ad una certa età ci si mette a scrivere, si fanno queste cose, secondo me cala anche un po' il pudore, no? Cose che un tempo non avremmo detto, adesso non abbiamo nemmeno vergogna nello scrivere, no? Le mettiamo in piazza, le mettiamo sul tavolo, vero? No? Questo è vero. È successo nel tuo libro? No, i tuoi libri? Diciamo che io racconto come se fosse un terzo, no? Quindi non mi sono mai posto, però per il giro di pensieri che ho, in effetti si cava un po' le braghe, diciamo così, no? Perché forse è come vedere le cose molto da lontano quando si è preso. E quindi vedendo le mani da lontano, quel peso specifico che gli avevamo dato anni prima, lo vedo, insomma, quindi devo dire, cambia la scala di valori, penso che sia così. Bene, una delle cose che mi ha colpito, ma non soltanto me, perché poi abbiamo chiacchierato anche del tuo libro, è il fatto che noi, nonostante abbiamo lavorato per tanto tempo assieme, non ci siamo accorti di tante tue passioni. Tanto io non sapevo nulla del mare, ad esempio. Come hai fatto a nascondere tutte queste cose che poi sono presenti? Perché? A voi tutti ve lo dico, ma perché si poteva parlare di altre cose? Vabbè, non faccio una famigliata, ma caffè. Noi avevamo quel lavoro ben arrivati tutti, quel lavoro che ci incombeva, ci prendeva la testa. Io dicevo sempre, no? Non riuscivo a fare 3 settimane di ferie. La prima settimana ci avevo ancora la testa che girava così.
La terza settimana cominciavo a pensare già al lavoro, in pratica io facevo una settimana di ferie. E quindi era quello che, anche quando si facevano viaggi insieme, ma chi ci pensava a raccontare qualcosa di se stesso con tutto il caos di problemi che c'era, che ci assillavano, insomma, e che non capivamo di nuovo. Beh, c'era sempre, nella ricerca qui non c'è nessuno, dei miei, quando facevamo... E qui Marcella. Ah, bravo, certo. Quando dicevo, se facciamo una prova e va tutto bene, vuol dire che non abbiamo capito una mazza, perché diciamo, non è venuto fuori il problema. Ed era così, Comunque, tanto per iniziare con gli aneddoti, questo è qualcuno di fuori, è impossibile non ricordare, cioè, non avevamo il tempo per il mio primo viaggio all'estero. Abbiamo passato un sacco di tempo in questura, sì. Mi hanno rubato tutto, io non parlavo francese bene almeno. Ma penso che mi telefonò un cagnaglio, è successo questo. Dovete sapere che i francesi erano un po' classisti, forse lo sono ancora. Per cui ci avevano mandato, non mi ricordo chi c'era, eravamo, forse o che defensi laggiù, e lui invece, sì, giusto. E lui invece l'aveva messo in biondò vicino alla stazione. Bisogna dire, signora, c'erano delle belle ragazze. Non l'aveva detto. Perché tutti in vetrotex ci si erano domandati, ma come ha fatto a prendere di le valigie queste ragazze? Anche lo shampoo, ma quei tempi avevano le nostre macchine da Vado, perché Tagliari era innamorato della macchina del Rovin diretto, quello fatto da Ambrogio Colombo, e però nel fornetto lì si facevano esperimenti sul vetro, ci hanno messo il carbone, ci hanno messo il tutto, vabbè. Allora lui era venuto per questa ragione, e però ha avuto questa disabilità. No. Da allora non è più sceso a Liundo. Giulio, ma perché vi trattarono male? Perché? Vi trattarono male? No, abbiamo sempre avuto un buon rapporto con quei francesi in generale, so che all'inizio insomma, ma no, per l'inizio che sei governo. Non lo so, forse volevano passare il confine, andare via la polizia. Comunque uno che conosceva bene Fulvio era Cagliari, perché Cagliari ti denominava il navigatore poeta. Davvero? Io l'ho sentito una volta dicendo l'ingegner Fulvio il navigatore poeta. Questo era scrivere. Sta registrando qui. Tutto... Raccontaci un po' qual è stato il tuo ruolo, parliamo di zona Lego. Allora, il Pietro Dex, io ero, quando ci ha comprato Saint-Gobain, io ero appena uscito dalla produzione, Battistelli. Ero appena uscito dalla produzione, che era ben presidiata da Battistelli e Mazzoni, e quindi ero tornato. Si chiamava sviluppo processi e prodotti e sono rimasto con Saint-Gobain, dove fra l'altro sono subito entrato in contatto con quelli, avete saputo che Nicolò Gian Nicolò è morto, e i grandi, io ho incontrato questa gente veramente che io giudicavo eccezionale, da me Nicolò, gente che le cose che sapeva benissimo, e io venivo dall'esperienza vetrofilm dove ci eravamo un po' arrangiati, insomma, di fatto poi le cose funzionavano, ma ragazzi, quella gente lì, io conservo ancora di Gianni Coulot i due testi scritti a mano dove lui calcola la come si fa la quasi verte nel rovin diretto, no? Per chi non ha seguito, il rovin diretto è una rocca, una cosa cilindrica, che si può fare in due modi con il rapporto di incrocio. I fini sono ben chiusi, sono in così, e questa è una frasura fermée con un incrocio chiuso, oppure per fare asciugare, grazie mille. Ah, questi qui però non funzionano, almeno
Ah no, perché ce la caviamo. No, dentro... Per farli asciugare in un forno d'aria calda ci voleva invece quella che viene chiamata la clausura aperta, cioè questi canali aperti. E lui ha fatto dei calcoli, ma anche la pensione, sono tutti passaggi matematici, un calcolo si mette in via più complicato, per calcolare il rapporto di incrocio. È eccezionale. E l'altro era da me, ve lo ricordate da me? Da me che poi mi viene a trovare poco prima di morire assieme a Bettende, viene a trovarmi da pistola, perché da me adorava una trattoria che era sua etica e che faceva, non so bene come faceva, faceva un mix di pasta d'olive e formaggio, no? E poi la passava in una macchinetta e venivano come degli spaghettini e da me adorava per lui. E sono contento che è riuscito a mangiare quella cosa che adorava poco prima di morire. Poco prima di morire. Da me, ragazzi, dipendevo da me quando siamo andati, che era appunto da dentro, siamo andati a far partire lo stabilimento in Brasile e ho scritto una mattina, arriviamo lì al forno e troviamo una quindicina di neri, grigi, tutti i segni, grigi. Allora un po' li aiutiamo, poi gli diamo acqua, così, non sapevamo neanche cos'era successo. Cos'era successo? Vi ricordate, aspetta, il galiziano, che aveva una testa, quello che era diventato capo progetto del forno in Brasile, come si chiamava? E insomma, lui aveva deciso che la combustione avvenisse con il gasolio, però poi là avevano deciso, ma sì, il gasolio costa. Mettiamoci il gasolio pesante, quello bunker quasi da nave, no? E infatti c'era Zerafà, che mi sta detto io, il bunker da nave. No? Per far andare il bunker da nave avevano messo delle scatolette con delle scaldiglie dentro, quindi in teoria il fumo si fluidificava nelle scaldiglie, arrivava il bruciatore e bruciava. Per risparmiare avevano spento le scaldiglie. Cosa succedeva? Succedeva che dopo 10 minuti le incrustazioni di carbonio chiudevano il bruciatore. Avevano messo una squadra di 15 neri senza protezione, senza addestramento, senza nulla, a smontare il bruciatore. Ora, io del signore che non sanno sbustare il bruciatore, a te lo sai, raccontami un po' che... Ecco, quando mi sono andato la prima volta lì, mi hanno fatto questo scherzo, puoi vedere dentro il forno. Oh, certo che voglio vedere dentro il forno. E guarda, e levano il tappo. Scusa, meglio senza, perché sei meno metallico. Sì, sì. Sì. Che rimbomba. E allora, sulla faccia c'è la stessa sensazione di bruciore di uno schiaffo, ma uno schiaffo violento, perché l'energia radiante che viene da quel buchetto lì, quel buchetto così, gli occhi li chiudi subito, ma questa energia ti brucia proprio la pelle. Ti disgraziati, e io poi... pietoso, no? Mi ha fatto forse battistelli lo scherzo lì, un mazzone, la prima volta che era arrivato. Vabbè, quelli lì tutta la notte avevano aperto il bruciatore, pulivano il bruciatore, ne mettevano una riscolta, quello lì dopo 10 minuti, lì dai tutta la notte, poi senza acqua, senza sale, eccetera, era svenuto. E battistelli ha fatto questo scherzo? E allora, da me telefonò a Parigi. E non l'ho mai visto da me, che era un uomo caldo, come una violenza nella voce. E infatti qualcuno da Parigi rispose, non so bene chi, passarono il direttore di Brasile, si sentiva lui dal telefono, e il direttore, andiamo a accendere le scaldiglie. Perché questa gente era lì morta, se ne arrivavamo noi, se ne erano fottuti tutti. Però in Brasile, lo sapete chi c'è stato, ci sono gli indios che non contano niente, non si sa dove stanno, non si sa dove è, come mangiano, non si sa come vivono, ma non viene fuori nulla nessuno. Poi ci sono i neri, gli schiavi importati. Mi diceva un brasiliano, per forza abbiamo importato gli schiavi, gli indio non lavorano, per forza non lavorano, perché
paradiso in terra, allunghi la mano, prendi il frutto, perché dovevano lavorare? Sui bianchi avevano questa idea distorta del lavoro. Allora ha fatto venire i neri. Dopodiché, arrivati i portoghesi, dopodiché le razze si sono mescolate e shakerate. In più sono arrivati poi, già nel primo dopoguerra, molti italiani e molti giapponesi, e le razze si sono shakerate. Proprio l'hanno messo così e sono venute fuori queste figure bellissime. Guardate, io sono andato alle Olimpiadi, avevo 50 anni, ed ero più vecchio di tutti. E questi giovani erano, ma lasciatemi dire, bene, le ragazze, i ragazzi, delle belle figure, solo che l'aspettativa di vita 50 anni. E c'era lì a Capivari, ora salto un po' di palombrasca, c'era una collina bella, tenuta all'inglese, con tutte le staccionate bianche, così, e sopra una casa proprio all'inglese, no? Un solo piano con queste grandi vetrate. Ma dico, bello, è la villa di qualcuno, no, no, quello lì è l'ospedale dei cavalli, perché avere il cavallo è indice di una classe sociale superiore, un po' come noi una volta a Mercedes, no? Avere il cavallo, e quello era l'ospedale dei cavalli, questo era il paese di Itu. In basso, a Itu, dico, bella, senti, no, che conosci il Brasile, in basso, c'era l'ospedale per i cristiani e non venivo in che condizioni era, le sporcizie, i muri preoccupamenti, insomma, ma i cavalli da su, era così. Va bene, Rossi, sì, Rossi, lo so, andava su negli avancorpi e chiudeva una valvola, no? E poi andava alla casa di lui e diceva, ma guarda un po', a me mi sembra, è capoturno di buono, non si aspettava sto titolo, ma andava su, ma sembrava tutto a posto. Poi gli scendeva la temperatura nell'avancorpo. Cazzo, no, ma cos'è successo? Dopo però avete imparato. Torniamo un attimo all'argomento più leggero, poi così andiamo avanti e indietro sui tuoi ricordi. Una delle cose, secondo me, positive del nostro lavoro è comunque la possibilità di viaggiare, cose che magari non avremmo potuto vedere se avessimo fatto i bancari. Ma tu il tema del viaggio lo tratti anche, ad esempio, con i tuoi viaggi sulla tua barca, quindi sì, è qualcosa che per te mi pare abbastanza importante. Sì. Come hai vissuto questa parte della tua vita, tra racconti Brasile, Cina, eccetera, eccetera? Non puoi iniziare la barca, una barchetta, un yacht. Questo non è, non lo so. È un gozzo. E io ho fatto la classica parola di un'industria, no? Sapete quando nasce, no? Poi c'è rendimento buono, poi scende. Io ho fatto questo lavoro perché io non so perché, sono sempre stato appassionato di barche a vela, non di barca a motore, barche a vela. E quando andai a Milano, che trovai lavoro a Milano inizialmente, alla Siemens, alla fiera di Milano trovai un gozzetto con una randa a questo, wow, questo lì è mio, 3 metri e mezzo, un goccio di noce letteralmente. E però, insomma, la mia prima esperienza. Poi nel frattempo andai a Venezia riuscì a vendere il gozzetto e mi comprai una derivetta, una derivetta tedesca. E le cose fatte dai tedeschi, perfette, tutti i dettagli a posto, bella barchetta, la portai giù, ci andavo sul lago di Massachusetts, e qui c'è un lago, poi la portavo in mare, molto bella. Feci anche una base misurata per misurare la velocità. Sapete, per le navi una volta c'era la base misurata e la nave a piena velocità la faceva e si verificava che nel contratto la nave facesse che solo 6 miglia e il tot tempo. E io avevo la base misurata da dove stavo al mare, che era allora, era Fineto se non mi sbaglio, e il porto di Viareggio, che erano 6 km. Quindi avevo la base misurata e ero riuscito a fare la velocità di 4 nodi, che era tanto per una barchetta così. Dopodiché alla fiera di Genova, c'erano tante cose, vidi un catamarano. Ed era un progetto di Berardinelli, mi pare che si chiamasse. Cioè, era il progettista di un'imbarcazione che era arrivata seconda a quella che allora era la piccola Coppa America.
e quindi aveva ridotto in scala, aveva fatto la stessa forma degli scafi, aveva ridotto in scala la stessa forma della vela, quindi io ero una classe 10 metri, per dire 10 metri quadrati della vela, ma aveva un'accelerazione e una velocità che battevo gli altri catamarani, in classe 12, classe 16, era bellissimo, proprio perché era un progetto speciale. Aveva un solo difetto con la camisella, e quando dovevo virare, tac, si piantava con le due al vento, perché non c'avevo fiocco, non c'avevo punta. Allora per virare aumentavo un sistema per cui prima di virare mettevo a monte la randa in modo da spostare il culetto, dopo dico col timone. Allora un po' mi svelteva col vento, quando era col vento è arrivato così, ridottavo la randa forzandola contro vento in modo da girare le due, perché non mi giravano le due. L'unico modo era come facevano i velieri del Settecento, che non andavano di bovina, proprio il vento viene di là, i velieri del Settecento facevano così, per risalire il vento, facevano 360 gradi e faceva chiuso. Però quando ero in velocità, una volta mi dispiace moltissimo, non l'avevo visto, sentì un colpo forte, mi si alzò con degli ultimoni, avevo spaccato in due una medusa grossa, ma proprio l'ho tagliata in due. Mi è dispiaciuto molto. Per chi non avesse letto il libro, dovesse prendere, aggiungo solo una cosa, che io che non so niente di quello di cui lui sta parlando, nel capitolo specifico c'è una sorta di didascalia finale dove i termini sono collegati ad un significato, per cui anche uno come me che non sa nulla riesce a capire qualcosa delle sue descrizioni marine. Perché sono stato contestato da un'amica che usavo troppi termini tecnici nautici. Descrivere le cose e chiamare così. Allora sono arrivato al compromesso di dire, vabbè, io le uso e poi mi metto un dizionario così capite che cosa vuol dire. Ecco, dopodiché io ero già a Savona quando ho preso il catamarano, ho preso la patente alla Lega Navale di Savona e ho cominciato a conoscere gente con la barca per le 6, 10, da 8 alle 10. La prima barca su cui sono salito un 21 metri, pensate, e mi sono innamorato di quelle barche lì, che potevo fare, anche una navigare. E da quella volta io ho fatto di tutto, ero equipaggio con queste barche. E poi ho trovato un equipaggio che, di gente che ogni tanto faceva una crociera, la faceva un giugno così. Quindi ero sempre su queste crociere. Facevo un casotto per avere un po' di ferie, una settimana di ferie a giugno, e sono state esperienze molto belle, per me appaganti proprio, ecco, tornavo da quelle sì, erano solo 5-6 giorni, che era poca roba per me, capite? Col vento tu non è mai sicuro di niente. È vero che parti e vai in Corsica, però ti devi tenere almeno un paio di giorni, perché se non c'è vento, va bene, ci vai il motore, ma il motore fai 3 nodi. Ma di tornare a Genova, a Savona, ce ne vuole. E quindi però erano giorni così, mi lavavano proprio il cervello, erano giorni veramente riposati. Quindi il tuo pensiero sul discorso del viaggio in generale, che può essere questo, o comunque quello più importante del lavoro, grazie al lavoro hai girato il lungo e largo, ha avuto un'importanza informativa, non soltanto... Sì, è sempre stato cose interessanti anche quando dovevo svegliarmi alle 5 a Heathrow per prendere l'aereo per gli Stati Uniti, no? E poi non capivo una mazza di quello che mi domandavano, non vi ricordate? E poi ti domandavano se la ricerca tua, ma io non capivo. E sì che, vabbè, sono state cose divertenti. Mi ricordo una volta quando siamo arrivati a Dallas, c'era una riunione a Wichita, il poliziotto mi disse, ma chi è venuto da autobus? Se tu venuti con l'autobus, perché venivamo tutti, no? Con lo stesso aereo. E poi da Dallas a Wichita spesso si andava con il bus, quindi non sembra con l'aereo, no? Sì, con il bus, non ho mai capito mai il meccanismo lì, no? Ti chiedevano, se lì con il biglietto aereo, pronto, cioè se ti vuole andare in autobus, il biglietto è gratuito, con il biglietto aereo. Io sempre preferito l'aereo, francamente, perché si vede il panorama. Si vedono le cascate di Wichita Falls. Esatto, le cascate di Wichita Falls. E quindi tornando al discorso famiglia, lì ancora peggio di Savona, perché là
come la nebbia, per cui appena ero venuto il bambino piccolo, lui non esisteva, perché arrivava, come ha detto, alle 9, alle 10 di sera, quindi devo organizzarmi, ma va bene. Beh, alla fine quando del percorso sei contenta di questo. Quando sento tutte queste giovani che sono agitate, che non sanno che se non c'è la madre, la suocera, la zia, affogano e mi fanno dire. Beh, questo sta un po' anche nelle caratteristiche personali, no? Non capito, tutti però, siamo uguali, eh. Capito, però io anche avessi voluto bisogno non ce l'avevo. E quindi sei fatto di necessità virtù. Capito? Per cui bisogna organizzarsi. Ci sono due momenti, uno estremamente positivo, uno estremamente negativo, che ricordi della tua attività lavorativa, e parlo solo di quella che hai condiviso con noi, eh? Non saprei scegliere. Non ce ne sono stati estremamente negativi, ma estremamente positivi, per esempio l'emozione quando partivano i fondi. Ci fu quella volta, Battistelli, eravamo ancora vitrofini, te prendessi una scheggia di vetro e io cascai nella buca, mi rompì due costole, e insomma era una strage, eppure riuscivo a avviare il forno, ecco la soddisfazione di vederlo partire. E riuscì anche a prendere la patente nautica. E soltanto che per andare a bordo ti prendevano nel porticciolo della Lega e ti portavano alla barca, perché c'era la sezione motore e la sezione vela, no? E la barca era alta, dico, non ce la facevo a salire, il ragazzo diceva aiutatemi, no? Allora mi fasciarono e proprio due di sopra e due di sotto mi infilarono sulla barca, perché poi quando sei sulla barca muovi solo le ginocchia, insomma, le costole non facevano male. E quindi tutto insieme, il fondo che partiva mi fece male, presi la patente nautica e finalmente il forno partì. No, ma poi no. Sono i 30 anni. Eh? Sono i 30 anni. Non ho capito. Sono i 30 anni. E che si fanno 3-4 cose insieme adesso. Adesso una alla volta. No, ma soddisfazione tante. Una soddisfazione me la sono levata con i chimici, no? Non so se vi ricordate, mi ci vorrebbe politico il nome. Ricordate quel chimico di Chambéry che si muoveva tutto un po' così? Non ricordo il nome. Insomma, avevo fatto un bel prodotto per poliammide, ma i fili una volta tagliati si rincollavano. E rincollandosi venivano fili di 10-12 cm, non passavano dal vaglio, per cui non si produceva e andava tutto allo scarto. No? E io, allora ero responsabile anche di Chambéry, no? Ho detto, in produzione di questo prodotto io non lo voglio, o rimediate in qualche modo, no, ma allora un po' la chimica, il problema insomma si era un po' ammorbidito. E poi chi risolse il problema, vi ricordate Chichignou, almeno un nome di Chichignou, era uno del marketing, andava a dire a tutti i clienti, guardate che sembrano fili lunghi ma in realtà sono già tagliati e sono rincollati. E allora io non tanto allargavo buchi del vaglio e quindi insomma trovavo il compromesso. Però ritardai dell'arrivo di sto prodotto 8-9 mesi. Allora il chimico di Chambéry ha detto, vabbè, senti, se lo fai passare ti regaliamo due bottiglie di champagne. E io dissi, no, voglio 4 bottiglie di Bourgogne. E in effetti mi sono bevuto 4 bottiglie di Bourgogne. E quella è la tua soddisfazione. Hai vinto le bottiglie di Bourgogne. Giusto. No, poi c'è stato... eravamo... perché gli stabilimenti, se non bene, erano un po' in competizione e i francesi tendevano a fotterci i prodotti più facili, no? E noi avevamo fatto e collaudato presso il cliente, cioè un prodotto 13 micro, se non che era un prodotto del tutto nuovo, quindi voleva un appreto nuovo e voleva le materie prime dell'appreto nuovo, e noi avevamo superato il coefficiente di materie incendiabili dentro il magazzino. Vabbè, allora facciamo tutta la procedura per dire ai vigili del fuoco, guardate, noi facciamo un altro casottino, l'avevamo fatto quello al di là della strada, no? Per metterci questi bidoni, così non superiamo il coefficiente. I vigili del fuoco,
passavano mesi e non ci davano l'ok. Allora, te fossi battistelli, te lo ricordi, cosa facemmo? Sopra nel tetto del reparto a preti, ci feci montare un tendone, ci portai i bidoni e poi con un tubino andavamo giù, ma lì se pioveva o se c'era qualcosa, finiva nell'acqua piovana, cioè eravamo fuori legge al 250%, no? Mandavo in galera il direttore, chiaramente, che forse era salicetti a quel punto lì, e, però cosa successe? Che noi cominciamo a produrre quel prodotto lì, facile, ci faceva guadagnare, ci feci da Parigi per andare a Little Mission, perché no. Cosa faceva Saint-Gobain? Non è che ti diceva, te sei, non so, entri in questa struttura, sei il capo di questa struttura, per non darti lo stipendio, ti diceva, te sei responsabile di questa struttura. Quindi io mi trovavo un giorno che ero responsabile, ero con Millot di sviluppo della divisione termoplastici, quando raccontavano che dovevo scrivere, c'erano i coreani, gli americani, i francesi, vagliela spiegare. Quindi c'era un problema di scrittura, no? E poi invece mi avevano dato così gentilmente l'incarico di seguire il velo via umida. Ora, a Mo Insulation in Irlanda ce ne stavo una volta, poi non ci sono più andato. Però io praticamente erano anni, durato forse un anno e mezzo, e io partivo da Bado lunedì e tornavo venerdì, perché dovevo andare a Chambéry, poi c'era anche la Spagna in quel momento, e dovevo andare a Regensburg a vedere il velo. Vabbè, dovevo andare a Regensburg, a Little Mission. E sono a Parigi e prendo un aereo della Air Flot, non c'ero mai montato, ma all'apparenza sembra un aereo normale. Arriviamo a un certo punto, è l'ora di cena, e mi portano cena. E sapete cos'è la cena? La cena era un piattino con tante cipolle affettate e una cosa bianca che speravo fosse patata, ma patata non era, un soufflé, forse qualcosa così. Una fame, ragazzi. Quindi, poi era un po' grigio questo aereo. Scendo a Praga, un aeroporto, io ero abituato agli aeroporti, insomma, in Occidente, con le luci basse, almeno a quei tempi. Esco dall'aeroporto, c'è uno vestito di nero, con una macchina nera che mi aspetta, c'è un cartello, lui parla solo cecoslovacco, io non parlo niente, dico, no? Quindi attraversiamo la periferia di Varsavia per andare verso nord, perché si andava verso la Polonia, e vedevo tutte queste lucette basse. Confronto alle città italiane, per esempio, le luci delle case erano debolissime, ma la luce pubblica praticamente non c'era. Faceva una tristezza terribile. Per cui dicevo, ma che guarda, ho cenato con le cipolle, sono con uno che non parla, su una macchina nera di uomo, vado di notte, è tutto buio. E però fui compensato la mattina dopo, perché la mattina dopo a colazione, guarda, voi siete giovani, la mattina dopo a colazione una signora con un tavolo davanti al mio, voi non so se vi ricordate Silvia Coscina, no? Lo ricordate? No? Beh, questa signora più bella era Silvia Coscina. Io feci uno sforzo per non fissare il mio guaio e mangiare, perché mi mandò questa fase anche lì. E devo dire che però anche in fabbrica erano belle queste ragazze, quelle che ho visto a Little Mission, erano più belle ragazze. Quando tornai, Poletti benissima, perché io mi ci mando un po'. Poletti ha una fama che vi voglio raccontare. Qualcuno di voi se lo ricorda il filippino biondo? Sì. Cosa? Sì, eh. Perché a essere Poletti mandò tutta la sera con una ragazza filippina bionda. Il problemino è che non era una ragazza, era una ragazza. Tutta la divisione l'ha presa in giro per degli anni, il filippino biondo. Console invece, anche tu eri. Senta cosa dici, eh? Senta cosa dice, se sono già hai detto di me prima. Console invece? Lo mandarono ad Alcalà
e Alcalà e Traca e Madrid e di Patria, le cicogne. Cicogne c'erano le cicogne. Allora, a Madrid no. Allora, io vorrei lasciare per la fine l'ultima paginetta perché mi piace tanto, bisogna assolutamente leggerla, però prima la leggo io, se qualcuno presta la voce migliore della mia lo facciamo volentieri. Avevo chiesto a qualcuno di voi se avesse voglia di raccontare un aneddoto, qualche cosina che riportasse quei tempi. Io uno lo racconto personale che riguarda anche voi, poi se qualcuno vuole aggiungersi volentieri. Il mio ricordo personale fa riferimento a quel 31 dicembre del 1999. Voi ricorderete tutti il famoso Baco del 2000, il terrore che c'era nel pensare al passaggio all'anno 2000 per tutto quello che avrebbe comportato a livello di informatica, computer, eccetera. Per cui lì ci furono dei consulenti che ingrassarono le loro tasche, perché per tutto l'anno, Ambrogio, per tutto l'anno prese un sacco di... lavoravano per noi. Però, nonostante lo poi andò tutto bene, ma nonostante il lavoro, decidemmo, qualcuno ce lo propose, noi ben contenti, almeno alcuni di noi contenti, accettammo di passare la serata dell'ultimo dell'anno in sala riunioni, fare un cenone in sala. Devo dire che è stato uno dei più belli che abbia mai passato, perché poi a volte uno... Aggiungo con la famiglia, con le famiglie. E ricordo, sottolineo anche che qualcuno si rifiutò di portare le famiglie, perché nella mentalità di alcuni c'era che lavoro e famiglia non devono mai matcharsi, per cui decise di... Ma io ad esempio avevo i miei due figli piccoli, Nino e la sua figlia, alcuni avevano i figli, eccetera. E quindi l'IT aveva organizzato una piccola sala giochi con tutti i... Sala giochi per i bambini, quindi fu bello, non accade nulla di grave, perché poi alla fine tutto funzionò.